tutti, oggi mi trovate qui per parlare del terzo libro meraviglioso di Sveva Molinaro. Appunto è un libro che parla sempre di esoterismo, comunque di rituali quotidiani. Appunto il titolo del libro è Rituali di vita quotidiana. Quindi non si può sbagliare. È un libro che parla di rituali quotidiani, appunto, da fare per attrarre positività e scacciare negatività. È in due lingue. Se vedete qui c'è il giapponese, non si capisce niente, almeno io non capisco niente in giapponese. Lei sì, perché lo sta studiando e già lo parla, quindi dico. Appunto è in due lingue. È un libro meraviglioso, di 87 pagine e non può mancare, come sempre dico, non può mancare, un libro di Sveva non può mancare nella vostra libreria esoterica o occulta, dipende come si intende. Comunque, è un libro che appunto, come dico, spiega alcune cose, alcune tematiche come le erbe che si usano per curare alcune cose, no, non curare, perché lei stessa spiega che appunto se dovete curare qualcosa dovete andare dal medico, ma ci sono alcune erbe, perché appunto in medicina si usano anche erbe per amplificare, comunque aiutare in qualche modo la salute fisica o appunto spirituale di una persona. Ci sono alcune erbe che servono in magia, tipo la salvia per scacciare la negatività e cose varie. Allora, spiega. La differenza tra fattura, malocchio e maledizione, alcuni oggetti e dove posizionarli in casa. Ho acceso l'incenso perché ero un po' nervoso, ho fatto già quattro video e sì, sono nervosissimo. Dove posizionarli in casa, ad esempio il ferro di cavallo, la chiave e la scopa, quella diciamo di saggina, comunque una scopetta piccola. E parla di come proteggersi dalla negatività con le schermature, di ringraziare l'universo, perché più ringrazi, più le energie positive, cioè, si attraggono, no? Perché ringraziare è una cosa che non tutti fanno e che dovremmo fare tutti. L'universo ci dà alcune gioie e dobbiamo ringraziare. Allora, la copertina. Allora, di solito i libri che parlano di esoterismo, lei li fa con la sua faccia, ad esempio anche il primo libro, Quando l'oltre è un passo da noi. Invece libri che parlano romanzi, che però lei mette alcune tematiche che si studiano appunto in esoterismo, li fa lei. Questo l'ha fatto lei, questa immagine, c'è anche la maglietta, ha fatto la maglietta. Io la indosso sempre, la lavo, tranquilli, la lavo. Allora, il prezzo di Rituali di vita quotidiana, stavo dicendo che è 13,29 la forma cartacea, e poi c'è la forma elettronica, ebook elettronico, sì, quella diciamo là, non cartacea. Appunto lo troverete da Amazon, oppure in privato da Sveva Molinaro, perché lei ha un profilo Facebook. E anche il Nido del Corvo Elite e il Nido del Corvo, sono, cioè, la pagina Nido del Corvo e il gruppo Nido del Corvo Elite. Allora, credo di aver detto tutto. Ah, no, non ho detto tutto. Sveva Molinaro, scrittrice, studiosa di occultismo, quindi occultista, occultismo, occulta, sì, occultista, là siamo. Ha aperto anche un canale YouTube dove spiega alcune tematiche che segue lei, come i fili d'argento, i fili rossi. Ha fatto anche il libro sui fili rossi e fili d'argento, Yi and A. Porto anche la maglietta qui, come ho detto già. E questo lo potrete trovare a 20 euro su Amazon o su qualunque libreria non fisica, anche questa. E potrete anche tipo ordinarlo in una libreria fisica e poi vi arriva. E poi c'è anche il primo, Quando l'oltre è un passo da noi. Appunto spiega tipo le creature, le entità, alcune sue esperienze, le superstizioni, comunque queste cose qui in tema esoterismo, occultismo. E nada, io vi saluto, sono talmente nervoso che ho acceso un incenso qui.
alla vaniglia perché mi rilassa molto, anche se ho fatto tipo 4 video, ho sbagliato tutto, quindi devo tipo incollarli e mandarli, quindi ciao tutti, oggi voglio parlarvi del meraviglioso romanzo scritto da Sveva Molinaro. Il romanzo si chiama I and A. In pratica è un romanzo fantasy e romantico che parla della storia d'amore tra una strega, quindi un'umana, e un vampiro, tra Aurin e Kyuke. Spero di averlo detto bene. Allora, Sveva Molinaro è una scrittrice che nei suoi libri mette sempre argomenti, ovviamente romanzati, no? Fatti a storia, ecco, argomenti che si studiano nell'esoterismo, come i figli d'argento, come alcune creature, tipo i Dampir o i vampiri. Appunto, questo libro, i vampiri sono il tema principale. È un libro veramente ben fatto, è una storia meravigliosa che vi entra nella testa e poi non vi esce più, volete ogni volta sempre più libri che parlano appunto di questo, della loro storia. Allora, io l'ho trovato veramente meraviglioso, è un libro di 459 pagine, 459 pagine, l'ho finito in 2 giorni, proprio perché mi attirava così tanto, mi chiamava, me lo sono mangiato subito, diciamo. Allora, il libro cartaceo lo trovate da Sveva Molinaro, appunto, nella sua pagina ufficiale che è Il Nido del Corvo o nella sua pagina della scrittrice. Lo trovate in forma cartacea a 20 euro, mentre c'è anche l'ebook, poi lo trovate in qualunque libreria non fisica, tipo Amazon o Street Lib. Potete trovarlo anche nelle librerie fisiche, ma solo su ordinazione, oppure da lei da privato direttamente. Se lo prendete da privato, in omaggio avrete questa maglietta meravigliosa, che appunto è la stessa immagine del libro, una maglietta sponsor, ma che comunque veramente la metto sempre. Infatti ogni volta è sempre da lavare perché lo uso sempre. È comodissima ed è meravigliosa. L'avrete in omaggio, avrete anche una dedica, un autografo se lo volete. Fatevelo fare perché poi costa. niente, c'è anche il primo libro che ha fatto la scrittrice, che sarebbe Quando l'oltre un passo da noi, che parla, è una raccolta fotografica e parla di alcune cose in base al paranormale, alcune entità e alcune raccolte appunto fotografiche e raccolte di poesie scritte da Sveva Molinaro. La maglietta la potete trovare, mi sono impappinato, anche a 6 euro. Se non volete prendere il libro ma solo la maglietta o il libro e la maglietta, sicuramente voi troverete tutte le spiegazioni nella sua pagina. E che dire, prendetelo perché è meraviglioso, è un libro che non può mancare nella libreria, nella vostra libreria e lei è unica, scrive cose che entrano nel cuore e che non escono più. Quindi prendetelo, prendetelo prima che finisca. Vabbè che non finisco perché li può ordinare, però prendetelo! Tutti, sono Rosaria e questo è il nono video che faccio perché ogni volta fare un video è un trauma, dato che io sono troppo timido. Entonces, sì, vabbè, lo spagnolo. Stavo dicendo, oggi parlerò del romanzo scritto da Sveva Molinaro, una scrittrice occultista e youtuber. Che appunto scrive dei libri meravigliosi e questo è un sequel. Il secondo libro, l'altro si chiama I and A, e questo K and R. Parla appunto di vampiri e di streghe e la verità è che io l'ho iniziato mesi, no, mesi, sì, mesi fa, perché comunque poi l'ho stoppato anche perché ho avuto cose da fare. E non ho avuto, diciamo, il tempo di leggerlo velocemente, perciò ancora devo finirlo, ma volevo fare il video dato che comunque stavo tardando. E perciò io sono un po', come si dice, come si fa in italiano?
Cioè, che le cose le devo fare subito, anche perché comunque ci sta a fare pubblicità, eccetera, eccetera. Allora, questo libro meraviglioso che già l'ho iniziato e lo amo, lo potrete trovare appunto in tutte le librerie fisiche, se ordinato, e non fisiche, oppure nel sito di Sveva Molinaro, Il Nilo del Corvo. Appunto, Sveva Molinaro mette sempre nei suoi libri, nei suoi romanzi, spiegazioni vere che si studiano in esoterismo. Il costo del libro è 16,61 e niente, prendetelo perché è bellissimo. E io amo poi le copertine che fa lei, cioè sono veramente bellissime. Prendiamo un'altra di qua perché, ad esempio, questa qui. Cioè, bellissima. Poi da notare il mio segnalibro, che sarebbe la piuma. Non vedo l'ora di mangiarmelo, perché di finirmelo tutto, perché è veramente fantastico. Proprio ti prende la storia. E niente. Ciao. Ciao a tutti, questo è il quarto video che faccio perché ho l'ansia da morire, non so perché ogni volta. Vabbè, insomma, non so come faccio a svelare perché lei è meravigliosa, fa tantissimi video su YouTube dove spiega il paranormale e lo fa in maniera spontanea, meravigliosa. Io invece mi prendo di ansia. Comunque, oggi voglio parlarvi di un libro meraviglioso, bellissimo, che ho letto. Pareidolia, Pioraco e dintorni. Allora, questo libro è stato scritto da Sveva Molinaro, appunto, e da Luca Fiorellino. Allora, Sveva Molinaro è una scrittrice, già ha fatto 5 libri, una medium, una studiosa, quindi occultista, occulta, come dico, occulta, e anche una youtuber. Perché? Perché appunto, come stavo dicendo, fa dei video su YouTube dove spiega il paranormale da un punto di vista suo, perché appunto lei è medium e l'entità le conosce, sa come funziona in particolar modo, cioè di là, nell'oltre. Invece Luca Fiorellino è un geometra, che è nato tra l'altro il 20 settembre, cioè nel mio giorno, è il mio sesto giorno, diciamo. Allora, questo libro spiega le pareidolie cosa sono. Io adesso ve lo leggo perché non so trovare il modo giusto, le parole giuste, ecco. La pareidolia è la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate forme familiari in immagini disordinate. L'associazione si manifesta in special modo verso le figure e i volti umani. Insomma, in pratica vi faccio un esempio: vedete una nuvola che sembra, che so, Rihanna, non è Rihanna, è solo la pareidolia, insomma. E questo libro spiega la storia, di alcuni volti, ecco, che si trovano nelle montagne di Pioraco, spiega la superstizione e alcune appunto storie come quella di Stega o altre meravigliose. Poi Pioraco è un posto magico, veramente. Io ci sono andato, sì, ma solo con Google Maps perché sordi per adesso non ce n'è. Quindi, questo libro è bellissimo, veramente. Come io dico sempre, i libri di Sveva non possono mai mancare assolutamente. Questo lo dovete leggere perché molte volte si confondono, anche quando nei gruppi si fanno le foto. Che so, al volto o a qualche posto e magari si vedono dei volti o delle immagini che magari possono sembrare entità, ma molte volte sono solo pareidolie. Ecco, questo libro potrai, ecco, perché dico, potrai trovarlo su Amazon e da Sveva in privato, perché Sveva c'ha anche un sito di vendita di oggettistica, diciamo, esoterica. E cose che fa anche lei a mano, è bravissima. E ovviamente vende anche i suoi libri. Ecco, questo è di 15 € e 50, se non sbaglio. E appunto, niente, prendetelo, leggetelo, perché ne vale la pena, veramente. Oddio, è caduto, niente, ansia. Prendetelo perché è bellissimo e avrete il piacere e l'onore sicuramente di conoscere storie che non conoscevate prima. Quindi
Quindi niente, il video finisce qui perché già ho l'ansia da, che dal mignolo a qui. E nada, ciao. Oggi parlerò di Sveva Molinaro e del libro che ha scritto, il suo settimo libro. E Sveva Molinaro è una studiosa dell'occultismo, dell'esoterismo e una medium. Essere medium vuol dire vedere le entità, che siano elevate o meno, quindi anime dei defunti. Oppure demoni, angeli, insomma, entità in generale. E appunto nel suo libro Testimonianze di una vita, volume 1, lei scrive le testimonianze, le esperienze che ha fatto nel corso dei suoi 47 anni da medium e appunto spiega com'è in varie dimensioni, ad esempio nella quinta o nella sesta, perché in varie dimensioni le regole cambiano. Noi siamo nella terza, quella materiale, infatti si toccano le cose, mentre c'è la quarta dimensione che è quella dei defunti, l'aldilà, l'universo, e poi c'è la quinta, la sesta, insomma le dimensioni sono infinite. Nel libro appunto ci sono delle spiegazioni e anche delle esperienze e anche dei test fatti con dei macchinari, insomma un macchinaggio che si mette per fare sogni lucidi. E niente, il libro è questo, è bellissimo, l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo e non deve mancare nella vostra libreria. Infatti lo potete comprare nel sito ufficiale di Sveva Molinaro, L'Isola del Corvo, oppure nelle librerie fisiche e non fisiche. In quelle fisiche dovete ordinarlo, mentre in quelle non fisiche vi arriverà direttamente a casa. Costa 12,90 ed è fantastico. Grazie del regalo, Sveva. Ciao! Sto anche con la maglietta di I&A. Di canto il ritornello. Dammi le mani, avvicinale al volto, segui il mio petto e la linea che ho tolto, segui i segnali del fatto destino. Salverò te, salverò anche il bambino.